Salve ragazzi, buongiorno a tutti, buona domenica e benvenuti nel mio allevamento e sul mio canale YouTube. Per chi mi sta seguendo ora e non mi conosce, mi chiamo Alessandro Passaro ed allevo arricciati Fiorino e questo è il mio allevamento. Dunque ragazzi, allora oggi in questo video, prima di tutto ci tenevo a precisare una cosa. Mi dispiace se non sto condividendo più tanti video come prima, però diciamo che tutto sommato tra mostre, preparazione dei soggetti e quant'altro, non ho avuto molto tempo per fare i video. Poi per chi mi sta seguendo e per chi comunque ha letto alcuni commenti, io qui in questo periodo si sta per realizzare, incrociamo le dita, un mio grandissimo sogno, ovvero quello di aprirmi un mio negozio di parrucchiere, perché io faccio il parrucchiere, il mio lavoro è fare il parrucchiere per donna. Quindi finalmente dopo un bel po' di anni che faccio questo mestiere, sto riuscendo a realizzare il mio grandissimo sogno. E sono tantissimo indaffarato e contentissimo soprattutto. Non pensavo di riuscire a fare questo grande passo, però le persone giuste che fanno parte della mia vita mi hanno aiutato ad affrontare questo passo, questo grandissimo passo, e quindi sono felicissimo e ringrazio tutte le persone che mi sono state vicino. Dunque, ritornando a noi, ho partecipato alla Mostra Ornitologica Nazionale Colori nel Vento di Arezzo, la specialistica, c'era la specialistica del Club del Fiorino. Quindi, come potevo non partecipare io? E quindi ho partecipato. Ho portato 8 soggetti tramite convogliatore ed è andato tutto bene, cosa che io avevo un bel po' di ansia perché non avevo mai, diciamo, portato canarini ad una mostra tramite convogliatore. Però non c'è sempre la prima volta, no? Giustamente, quindi ho provato ed è andato tutto bene, devo dire la verità, è stato molto molto bravo e professionale. Mi fa piacere, però solo che ad altre mostre io non riesco a partecipare purtroppo perché in questo periodo se ne va tanto tempo, anche tipo nei giorni di festa che io ho lunedì non riesco. Poi diciamo che non sono abituato a fare dei tragitti molto lunghi. Poi da solo li dovrei fare perché non riesco ad organizzarmi con altre persone. Mio fratello si scoccia giustamente a fare dei tragitti così lunghi e quindi diciamo che per quest'anno va bene così. Ho partecipato alla mostra di Salerno e quella di Arezzo, e la specialistica di Arezzo, e quindi sono contento così e va bene così. Per quanto riguarda le schede di giudizio, tutto sommato rispecchiano tutte quante. Quindi più o meno so cosa devo migliorare. Allora, come taglia, ora questi sono quelli della specialistica di Arezzo. Come taglia, siamo sui. Allora, la scheda di giudizio nei fiorini parte così. Dunque, parte con taglia 15 e i miei sono a 14, tutti quanti, quindi già questo va bene così. Ci arriveremo anche a 15. Poi, testa e collo, diciamo che upla. Testa e collo, sì, siamo sui 13, tutti quanti, più o meno. Non ho, diciamo, la scheda di giudizio di quello
del fiorino testa liscia bianco pezzato l'ipocromico superiore che ha fatto 92, quindi non so lì cosa c'era. Purtroppo il convogliatore non è riuscito a prendermi anche quelle schede. Non so che dire, va bene così, non sono riuscito purtroppo a reperirle in altri modi, non so sinceramente come fare. E quindi questo. Poi per quanto riguarda il portamento, 9 su 10, e lì ci siamo. Piumaggio 8 su 10, e lì c'è da migliorare un pochettino. E lì ritrovo un po' di miglioramento, nel senso che bisogna fare. Spalline 8 su 10, ed effettivamente c'è un miglioramento per quanto riguarda, secondo me, il volume, diciamo, perché sono, diciamo, vanno bene in entrambi i lati, però non sono molto molto voluminose, quindi devo un po' insistere con i brinati, diciamo, un po' con quelli un po' più piumosi, ecco. Poi i fianchi stiamo abbastanza bene, non tutti quanti, però sì, ci siamo. Sì, i fianchi sì, siamo tutti a 9, 9 su 10, quindi diciamo che va abbastanza bene. Il jabot è alcuni 9 su 10, alcuni 8 su 10, quindi c'è ancora da migliorare un pochettino lì. E va bene, diciamo che su 8, diciamo gli 8 soggetti che ho mandato, partiamo dagli 89 a salire. Quindi 89, 90, 91, che è stato un verde ciuffato, melanico, e un 92 con un fiorino, diciamo tutto sommato, tutto bianco, fatta eccezione per una carica melanica che aveva sul becco. Quindi andavano i pezzati bianchi ipocromici superiori al 50%. Ho avuto 92, sono davvero contento. Vuol dire che comunque sto lavorando nel verso giusto, cioè nel modo giusto. Speriamo di migliorarci ulteriormente e così di migliorare il ceppo, ovviamente. Spero comunque quest'anno di non esagerare con le coppie, che ce ne stanno parecchie che mi piacciono. Ragazzi, non lo so, io la vedo difficile perché ce ne sono tantissimi molto belli. È solo che è complicato. Mi hanno consigliato di non fare troppe coppie, però io fortunatamente non ho alcuni problemi, quindi li hanno loro e quindi va bene così. Ma tutto sommato sono contento, va bene così, rispecchiando anche con le altre schede di giudizio dell'anno scorso, diciamo che tutto sommato la taglia ci siamo. Migliorarla di più vuol dire rimpicciolirla in tutto sommato, quindi ce la possiamo fare. Dobbiamo togliere tutti i soggetti lunghi e grossi, quindi tenere quelli di piccola taglia, e questo è quanto. Poi sicuramente dobbiamo migliorare testa e collo, cosa che non lo so, la vedo un po' complicata. Anche se sicuramente miglioreranno, però è un po' così, un po' complicato. Vediamo un pochettino di riuscire in questa impresa e vediamo un poco. Nel piumaggio, ovviamente, a quanto pare, devono essere un po' più voluminosi. Effettivamente, io ho tanti, diciamo, sembra di avere tanti, che avevo tanti intensi, quindi diciamo,
brillanti che sono usciti ne sono pochi, però cercherò di accoppiarli con gli intensi in modo tale da riuscire in questa cosa e quindi farli un po' più vaporosi e così via con tutte le altre cose, spalline, compagnia cantante. Quindi fino al jabò dobbiamo migliorare, quindi jabò, fianchi, spalline, piumaggio, portamento 9 su 10, quindi ci siamo, dai. Sì, comunque diciamo, perché le altre voci, ali, arti inferiori, coda, condizioni generali, stanno bene, sono 5 su 5, quindi va bene così. Dobbiamo migliorare tutte le altre cose che sono molto importanti e ce la possiamo fare, dai. Mi impegnerò quest'anno ad accoppiare i giusti canarini, vediamo. E quindi ho avuto anche una bella medaglia e sono contentissimo. Mi fa piacere che comunque i miei sacrifici sono valsi a qualcosa, che lo sto migliorando. Ora con alcuni soggetti che ho fatto andrò a inserirli insieme a quelli che comunque ho avuto un punteggio abbastanza alto. Per tenere, diciamo, per fare un buon cibo, ecco, un buon allevamento di fiorini. Tutti il resto che hanno avuto punteggi bassi penso di doverli togliere, perché sennò qua non me ne esco più. Quindi mi hanno consigliato di non mischiare alcuni ceppi che ho comprato, nel senso alcune coppie tipo di Sebastiano Curci, di Rocco la Calamita, di non mischiarli con i miei. Però io penso che tutto sommato tutti i soggetti sono da migliorare. Anche quelli belli 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 hanno un difetto alla zona dell'addome, quindi facendo uno più uno e migliorando il difetto dell'altro penso di che uscirà qualcosa di molto bello. Io sono convinto di questo e poi ovviamente terrò quella situazione, nel senso che tutto quello che nascerà da questi incroci li terrò e li incrocerò tra di loro, che tanto sono sangue ormai proprio molto molto misti, quindi ce la farò per molto tempo accoppiando queste coppie, che poi vi farò vedere, perché poi ecco, ora che ho finito di fare le mostre, perché non riesco più a partecipare ad altro perché sto davvero impegnatissimo, riuscirò a formare le coppie che dovrò fare, che sto già pensando da molto 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 tempo, perché è una cosa proprio semplice. Quindi come tutti quanti tra l'altro, è solo che con gli arricciati è un po' più complicato, diciamo così. Quindi incrocio le dita e ce la metterò tutta. Ragazzi, io come alimentazione sto dando sempre il solito, le ore di luce non le sto allungando, c'è ancora tempo, diciamo che ce l'ho tutto dicembre, poi inizio gennaio, fine dicembre, inizio gennaio, inizierò con l'aumento dei minuti. A me io c'ho questo cosettino che non mi ricordo come si chiama, il regolatore di luce, non lo so, che mi va benissimo, quindi solo che l'unica cosa è che aumenta di 15, circa 15 minuti, 10-15 minuti, quindi diciamo che rispetto alla luce normale io dovrò aumentare di 2 minuti in più, 2-4 minuti in più, non mi ricordo, una cosa del genere, poi vado a vedere. Però giustamente avendo questo qua che aumenta di 10-15 minuti dovrò farlo una volta ogni, penso, 10 giorni, una cosa del genere, perché comunque essendo che allevo a luce naturale io mi devo trovare a fine marzo, inizio aprile, o metà aprile, non mi ricordo, una cosa del genere, che ce l'ho segnato, con la riproduzione. Quindi vediamo un pochettino e vediamo un po', questo però più avanti lo spiegherò magari un po' più dettagliato.
Oggi ve l'ho accennato soltanto, quindi diciamo che tutto sommato la situazione è sempre la stessa. Quindi, come miscela di semi, la C4 dell'Apico, bastoncino con sali minerali, semi di chia e camilina, aglio, sto iniziando a dare, alcune erbette che mi stanno crescendo, tipo ortica. Tarassaco e altre erbette che ho in polvere, tipo echinacea, rosmarino, e un'altra erbetta che non mi ricordo. Poi osso di seppia, ovviamente, sempre. Oh, nulla, ragazzi, questo è quanto. Nell'acqua non sto somministrando proprio nulla ora. E questo. Quindi sì, tutto quello che sto dando è questo che vi ho detto. Il peperoncino lo somministro magari nel mese di gennaio, che così inizio un po' a farli riscaldare un po', anche se mo già stanno belli a pallettoni, un pochettino perché li sento cantare sempre, ma sono i giovani, i grandicelli, nì. Ok ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Come in ogni video vi chiedo di lasciare un like, di commentarmelo giù nei commenti se vi va, mi farebbe molto piacere. E ringrazio di nuovo tutti coloro che mi sostengono e che sostengono il mio canale e che piace tutti i contenuti che sto facendo per voi. Vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di attivare la campanella così da non perdere nessun video. Oppure, se vi dà fastidio la campanella e non volete stare lì puntualmente a vedere i miei video e volete magari iscrivervi per vedere una tantum il video, allora iscrivetevi soltanto. Vi ringrazio davvero di cuore. Un abbraccio forte e al prossimo video. Arrivederci.